Presidente Planeta, si sono aperti ufficialmente i lavori qui al San Domenico Palace di Taormina di questo 51esimo congresso nazionale AIS e naturalmente non poteva mancare il sostegno e l'intervento da protagonista di Assovini Sicilia. Sì, Assovini raggruppa quasi 100 aziende di tutta la Sicilia, aziende che hanno sempre avuto nella divulgazione del proprio lavoro, nella diffusione della cultura del vino, il loro principale obiettivo, e quindi non potevamo mancare a questo appuntamento riconoscendo in AIS uno strumento fondamentale per tutti noi. Siamo veramente felici che abbiate scelto la Sicilia, che abbiate scelto questa parte della Sicilia che è così piena di suggestioni, di significati, e quindi siamo veramente contenti. In più arrivate quando ancora l'Etna è in vendemmia, quindi non c'è niente di meglio, credo, come sede a ottobre per fare dei lavori così importanti. I numeri, anche e soprattutto quelli del mercato, stanno dando ragione alla Sicilia. Tutte potenzialità di cui abbiamo parlato negli anni precedenti e che adesso stanno svelando un mondo, oltre alla qualità eccellente naturalmente, un mondo potenzialmente forte sul mercato sia nazionale che internazionale. Sì, io mi occupo anche del consorzio DOC Sicilia come consigliere e guardo, osservo i numeri della Sicilia che corroborano anche questa sensazione di trend positivo, cioè la Sicilia è in crescita, sta riposizionando il suo vino, lo sta riposizionando in alto e quindi questo è un lavoro che noi abbiamo da tempo iniziato cercando di coinvolgere tutti i soggetti, dai viticoltori ai produttori al mondo del trade e che sta forse finalmente dando lo spazio che credo la Sicilia quantomeno storicamente aveva diritto. Il turismo in Sicilia cresce a due cifre e questo aiuta ovviamente il mondo del vino e quindi dai, nonostante questa vendemmia non facilissima, vediamo con ottimismo al futuro della Sicilia.